MJ aveva ragione. Questo posto pullula di demoni. Prima elimino gli sgherri, poi setaccio l'aria. Ok, questo era l'ultimo. Una serratura blindata. Questa è roba da banche, non da centri di riciclaggio. Posso disabilitare i circuiti. Ragnatele elettriche. È un passo avanti. I circuiti hanno bisogno di più potenza. Andata. Il circuito sembra ancora stabile. Forse c'è un'altra centralina qui intorno. Trovata. Eccola. Ecco dove vogliono colpire. Aspetta, sono gli uffici elettorali di Osborne. Tutti i percorsi partono dallo stesso indirizzo. Le armi di Fisk. Autobombe. È da pazzi. Esplosivi rubati dal cantiere edile di Fisk. Attrezzature ipertecnologiche. Magari potrei riciclare questa roba in un'arma su misura. Non era una guerra tra bande. I demoni hanno derubato Fisk per attaccare il sindaco Osborne. Allora, hai trovato lì? No, ma avevi ragione. Lì usa questo posto come copertura per i demoni. Fabbrica bombe, traffica armi. Santo cielo! E hanno in programma un altro attacco. Questa volta agli uffici elettorali di Norman Osborne. Quindi lì e il sindaco hanno un conto in sospeso. Ho trovato anche un indirizzo. Deve essere la loro base. Se mi sbrigo, forse posso fermarli. Sta attento. Yuri, sono io. Sbrigati, sono impegnata a sorbirmi le urla del capo. Lì e i demoni hanno pianificato un altro attacco. Stavolta contro gli uffici elettorali di Osborne. Sicuro? Non vorrei perdere tempo con un'altra passapista. Devi fidarti di me. Ti invio l'indirizzo di un centro di riciclaggio. Troverai tutte le prove lì. D'accordo. Ordino subito di evacuare gli uffici elettorali. Ma se ti sbagli, dovrai aiutarmi a cercare un altro lavoro. Consolidated Shipping. Sono troppi. Devo eliminarli in silenzio. Ma anche con stile. Potrei usare quello che ho trovato al centro di riciclaggio. E questa, amici miei, si chiama giustizia karmica. Dormi bene? Hanno basi sparse in tutta la città. Cos'altro c'è di interessante? Ah, la fattura di un'auto-officina. Pale Horse Rides. Costosetta come messa a punto. È peggio di quanto pensassi. I demoni hanno un vero esercito.
come se una frusta letale non fosse abbastanza. Non so cosa mi aspettavo di trovare, ma di sicuro non questo. Ricevuto, Silverbird. Stiamo scendendo. Un altro in vista. Viale sicure. Questa è una novità. No, no, no. Questo è mio. D'accordo. Ora giustizio questo figlio di... Ehi! Non potete farlo nella... mia... città! Codice SM1. Ehi, ehi! Prima di iniziare... mi spiegate che diavolo siete? Codice SM1, codice SM1. Attendiamo ordini. Ricevuto. Bella entrata, ti do 8 su 10. Nove su 10. Lasciatelo! Lavora con noi! Yuri, ti dispiace spiegarmi? Lei è Silver Sablinova, capo della Sable International, un'agenzia di sicurezza, pagata dal sindaco Osborne. Oh, il sindaco ha un esercito ora. Se mi ostacolerai di nuovo, non sarò così gentile. Vai, ti spiego tutto. Ehi, mi spiace per la storia di Sable. Te ne avrei parlato, ma è successo tutto troppo in fretta. Tranquilla, siamo ancora amiconi. No, non siamo amiconi. Così mi spezzi il cuore. Comunque, Sable ha un ascendente sul sindaco e un potere senza vincoli. Abbiamo indagato all'indirizzo che mi hai mandato. C'erano prove su un attentato dinamitardo, ma nulla che porti a Martin Lee. Ci sto lavorando.